l'ennesima indagine sulla sanità, l'ennesima indagine sulla criminalità connessa al sistema sanitario, la ennesima prova del fatto che ci voglia assoluta discontinuità e non la continuità che ci è stata promessa in campagna elettorale. Abbiamo bisogno di un sistema diverso, che sappia prevenire la corruzione e tener fuori il malaffare che periodicamente troviamo sulle cronache dei giornali alla voce sanità. E è antipatico da questo punto di vista vedere che chi si è proposto come soggetto capace di contrastare la criminalità oggi sia lì a sottostare al ricatto di chi dice no, noi vogliamo che indagati e inquisiti possano restare nella giunta, possano comporre la giunta, e a dirlo sono quelle stesse persone che ieri protestavano davanti a Palazzo di Giustizia per intralciare il corso della legalità. A Roberto Maroni voglio dire che la continuità che ci ha proposto oggi lo lascia stupefatto, dice lui, ma in realtà è stupefatto da un sistema che tutti abbiamo molto chiaro, e per questo che in campagna elettorale abbiamo parlato di netta discontinuità, e quello che oggi invitiamo lui a fare, netta discontinuità con quello che è stata la gestione delle nomine nella sanità nel nostro recente passato.